Buon pomeriggio e bentrovati ai telespettatori di Le Fonti TV. Continuano gli appuntamenti di questa quarta edizione dell'HRT Week, una settimana per approfondire tutti i temi legati al mondo del lavoro e in particolare cercare nuovi modelli di lavoro sostenibile. Ebbene, parlando di sostenibilità, che dire, l'ultimo anno ha messo a durissima prova la sostenibilità, si è capito che in realtà probabilmente la maggior parte delle aziende, ma anche tutto l'apparato normativo che dovrebbe regolare il mondo del lavoro, non aveva guardato proprio al tema della sostenibilità, ci si è trovati molto impreparati a gestire l'emergenza. Ovviamente si è fatto ricorso in maniera massiva allo strumento dello smart working che è in varie declinazioni. Proprio oggi cercheremo di capire poi quali opportunità e anche quali criticità ha portato alla luce, e dall'altra parte si è anche visto che tutte quelle categorie e quelle situazioni da proteggere, come la genitorialità, la fragilità, stentavano a trovare una loro definizione. Fondamentale è stato il ruolo delle relazioni sindacali. E oggi proveremo a capire se tutto quello che è stato costruito in quest'anno di appunto emergenza e pandemia potrà essere messo a frutto per creare proprio dei nuovi modelli anche di contrattazione che guardi di più all'aspetto del welfare contrattuale. Lo faremo naturalmente grazie al contributo dei nostri ospiti, che passo subito col presentarvi, dando il benvenuto anzitutto all'avvocato Andrea Di Francesco, of counsel dello studio legale BDL. Buon pomeriggio a tutti, buon Buon pomeriggio. pomeriggio avvocato, e saluto anche Massimo Martinoia di Intrum Italy, dove guida il Dipartimento Risorse Umane, e devo dire anche un'accezione molto particolare perché si occupa proprio della gestione, a capo della gestione del cambiamento, quindi attualissimo soprattutto in questo momento il suo ruolo. Dottor Martinoia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a chi ci ascolta, grazie. Benissimo, un po' in premessa iniziavo ad anticiparlo. Quando si parla di sostenibilità del lavoro e di ciò che ha consentito proprio alle persone di continuare a lavorare nell'ultimo anno, non si può prescindere dal parlare dello strumento dello smart working, che è stato in parte anche criticato. Tanti lo hanno definito in realtà telelavoro, home working. Fatto sta che è lo strumento che poi ha consentito di portare avanti tante attività e che inizialmente però dal legislatore era stato contemplato proprio con lo scopo di garantire quel welfare contrattuale di cui andremo a parlare oggi. Quindi vorrei partire da lei, avvocato Di Francesco, subito provando a chiederle criticità e opportunità che ha dimostrato questo strumento, al di là, ripeto, delle critiche che in parte sono state rivolte. Sì, innanzitutto di nuovo buon pomeriggio a tutti e a tutti i telespettatori e insomma, lieto di partecipare a questo evento e dare un contributo se è possibile. Sì, come appunto diceva lei, in realtà dobbiamo dire che lo smart working che abbiamo vissuto durante la pandemia non è certo lo smart working che aveva sostanzialmente immaginato il legislatore con la legge numero 81 del 2017, che era poi il vero e proprio strumento di welfare perché prevedeva una contemperazione. Diciamo così, egualitaria tra quello che poteva essere le esigenze della vita e naturalmente quelle dell'attività lavorativa e della produttività. Noi, come appunto diceva lei, abbiamo vissuto invece un periodo piuttosto che di smart working, di home working o telelavoro, dovuto soprattutto alla pandemia che ci ha, diciamo, in qualche modo impedito di avere talvolta anche delle alternanze tra quello che è appunto l'attività in casa e l'attività al lavoro per tutelare il più possibile la salute. E noi sappiamo che oggi questo strumento così diverso, facilitato rispetto a quello che può essere lo smart working, è stato recentemente prorogato dal decreto riaperture numero 52 del 2021 sino al 31 luglio, ma si pensa, come voi sapete, con il decreto Sostegni 2, addirittura di prorogarlo fino al 30 settembre di quest'anno. Cosa significa semplificato? Significa che va andava al di fuori di quelli che potevano essere gli accordi sindacali pregressi aziendali sull'alternanza oppure quello che era previsto dai contratti collettivi nazionali, che
e piuttosto avere uno smart working di natura flessibile con poche regole, dove la cosa principale è sicuramente stabilire una turnazione, ma stare poi soprattutto a tutela della salute del lavoratore, e quindi semplificare un po' attraverso e senza un accordo individuale lo svolgimento di questa attività. Naturalmente la semplificazione poi andava anche in tutti quelli che riguardavano gli aspetti amministrativi. Come diceva lei, che cosa dobbiamo prendere, diciamo, di positivo e di negativo di questo strumento che abbiamo utilizzato nel corso della pandemia e continueremo a realizzare probabilmente fino a settembre di quest'anno? Innanzitutto ci ha fatto capire una cosa, che sappiamo lavorare in smart working, cioè possiamo lavorare e possiamo lavorare anche con elementi di efficienza laddove ci sia un'organizzazione del lavoro efficiente e già buona, che non c'è, salvo alcuni coni d'ombra, probabilmente produttività inferiore, è sostanzialmente uguale o poco meno, che ha potuto tutelare naturalmente la salute dei lavoratori e continuare l'attività lavorativa, che ha portato certamente dei risparmi che erano necessari in ragione della crisi pandemica per l'iniziativa economica, talora anche provocato un rinnovamento tecnologico e quindi degli investimenti per poter appunto lavorare con la tecnologia. Ma dall'altra parte, secondo me, ci sono stati anche degli aspetti negativi non indifferenti. Innanzitutto, una discriminazione importante tra lavoratori che lavoravano per un'attività materiale e quelli per un'attività immateriale, cioè quelli che sono dovuti comunque andare al lavoro e quelli che invece potevano lavorare con lo smart working, quindi una distinzione, una discrepanza tra categorie di lavoratori. L'immaterialità dell'attività, che però può provocare anche una immaterialità della persona, cioè del lavoro stesso, una distanza, l'incapacità talvolta di poter avere di fare un team building per poter costruire, diciamo, delle attività lavorative. Noi abbiamo speso molto tempo a parlare di socialità del lavoro, di psicologia del lavoro attraverso anche corsi di implementazione del team, e purtroppo ne abbiamo dovuto far meno in questo periodo. Talvolta la immaterializzazione dell'attività può portare all'immaterializzazione della persona, e quindi bisogna stare molto attenti per quello che poi è la posizione del lavoratore, cioè è effettivamente rilevante o no. Magari anche un qualcosa di alienante può essere, e ci possono essere i problemi di un nuovo cosiddetto mobbing. In questo senso, forse possiamo dire che questa non può essere l'unica modalità di attività lavorativa, perché è un'attività che può alienare, oltre che immaterializzare questa attività. È certamente quello che è successo, dobbiamo farne tesoro. Quello che possiamo fare è sicuramente costituire aggiornare la normativa precedente, fare un ibrido di lavoro tra alternanza, ma sicuramente virtuoso, che possa provocare efficienza nel lavoro, ma anche risparmi. Sicuramente non si potrà però non tener conto di alcuni elementi fondamentali che dico molto sinteticamente, e sono sostanzialmente quattro. L'importanza del diritto alla disconnessione, perché sicuramente non si può stare reperibili 24 ore su 24, cosa che infatti è accaduta ed è stata uno dei punti forse negativi talora dello smart working. La tutela della sicurezza del lavoratore al di fuori degli uffici, quindi in casa oppure da altre parti, e questo è un altro elemento molto importante che bisogna tener conto. La gestione del rapporto di lavoro, come andranno considerate a questo punto le pause, le ferie o le sospensioni dell'attività, ed infine i costi di questa attività, cioè anche i costi che dovrà sostenere sia l'azienda o il lavoratore nello svolgimento di questa attività. Per cui prendiamo il buono, ma cerchiamo di trovare degli elementi innovativi per riformare questa materia, visto che abbiamo avuto un esperimento nazionale di così grande portata. Esatto, ed è stato un esperimento, come diceva lei, di vastissima portata per uno strumento che in realtà era stato concepito su logiche numeriche, temporali di applicazione proprio totalmente diverse. Proviamo, assolutamente, proviamo a capire se le sue parole rispecchiano anche l'esperienza aziendale. Dottor Martinoia, lei ritrova un po' le criticità e anche le potenzialità dello strumento nell'esperienza di Intrum? Allora, di nuovo grazie dell'invito di parlare di un tema così, così vivo e così dibattuto.
Mi fa piacere portare anche l'esperienza di Intrum, che come credo molti sappiano è una società importante, leader nel mondo e nel mercato dei crediti, del credit, del credit servicing, gestendo sia la parte dei non performing loans sia della parte dei sub-performing loans, ma che è una società nata sostanzialmente a fine del 2019 come una joint venture fra due colossi che sono Intrum, Svezia, leader da 10 anni in questo tipo di attività, e Intesa Sanpaolo, che non ha bisogno di parole. Due player importantissimi che tra l'altro hanno una fortissima sensibilità entrambi sulla parte di welfare. E mettendo l'accento e il focus sulla parte di smart working, non solo mi ritrovo totalmente in quello che l'avvocato Di Francesco diceva, ma soprattutto sul fatto che, per quanto ci riguarda, come società che ha dedicato di fatto tutto il 2019 a mettere insieme tante realtà, tutte le nostre 1.000 persone, che sono poi dislocate su circa 30 branches su tutta l'Italia, quindi creando tutte le condizioni per poter lavorare insieme, all'inizio del 2020, proprio quando avevamo implementato un accordo smart working interessante, che portava dietro anche le esperienze già vissute all'interno dei nostri due partner di riferimento, ci siamo trovati a gestire assolutamente l'ignoto, una cosa incredibile, tremenda, come è stata certamente la pandemia. A quel punto, fortunatamente, avendo uno schema contrattuale a cui faceva riferimento Andrea nella parte, diciamo, più introduttiva e più concettuale, abbiamo dovuto adottarlo all'interno della nostra realtà. Beh, allora, se dobbiamo portare l'accento sulla parte di smart working, diciamo che non c'è stata la possibilità di sperimentare per tempo le vere basi che costituiscono lo smart working, ovvero la capacità di lavorare a prescindere dal luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa e o al luogo in cui si esercita l'azione datoriale, quindi la responsabilità da parte dei people manager nei confronti delle persone, ma adottando anche tutta una serie di cautele che fanno sì che poi quello che è scritto su carta o che è definito a livello di contratto vengano poi completamente adottate e implementate. Mi riferisco, se vogliamo parlare ad alcune, anche se dovessimo dare delle indicazioni su quello che come società abbiamo imparato, abbiamo capito da questa esperienza, è stata sicuramente quella la più importante, è che bene, a livello di people manager, ma non solo, anche di collaboratori, è imprescindibile avere un'agenda di attività ben precostituite, ben determinate e soprattutto ben condivise, che permettano a ciascuno, nell'ambito del proprio ruolo e nell'esercizio delle proprie attività, di sapere cosa fare e come farlo. Non solo, ma l'aspetto forse più delicato al quale non eravamo preparati o non eravamo completamente preparati, e teniamo presente anche che la pandemia toccava in maniera emotiva molto forte, sta toccando, ma se guardiamo un anno fa, toccava in maniera molto forte dal punto di vista emotivo e psicologico le nostre persone, il fatto di riuscire a lavorare a distanza, riuscendo a performare, come diceva prima l'avvocato Di Francesco, nell'ambito di quelli che sono i canoni tipici di una società, ma nello stesso tempo anche avendo una serie di fatemi dire, anche di indecisioni, di problematiche di tipo personale su cui l'azienda ha cercato il più possibile di farci carico e di cercare di trovare le soluzioni più importanti. Allora, io personalmente non credo che, come tutte le opportunità, lo smart working possa, debba sostituire, anche quando auspichiamo a breve rientreremo in una nuova normalità, quello che è la fisicità. È impossibile. Quello che dovremo invece sempre più apprendere
è il fatto di riuscire ad esercitare una distance leadership, un'azione di guida alle nostre persone, soprattutto quando anche dal punto di vista emotivo sono particolarmente toccate a distanza, per riuscire a garantire comunque il sostegno, lo sviluppo delle nostre persone nell'ambito delle attività, e dal punto di vista del collaboratore, ecco, riuscire a non isolarsi, a sentirsi comunque parte del team, anche a volte alzando la mano e dicendo ho un certo tipo di problema, non ponendosi determinate, diciamo, difficoltà a esternare quelle che sono le proprie necessità. Poi, se ci sarà tempo dopo, magari vorrei concretamente far presente alcuni aspetti che hanno regolato la nostra azione, la nostra decisione, dove iniziative anche proprio di comunicazione, di change management, riteniamo siano state particolarmente importanti e per certi versi apprezzate anche da tutti i nostri colleghi, per cercare di risolvere al meglio quel dramma collettivo che abbiamo vissuto e che non è ancora, ahimè, concluso. Assolutamente, torno prestissimo da lei proprio per parlare di gestione del cambiamento. Vorrei prima fare un passaggio con l'avvocato Di Francesco, perché lo dicevo, è stato cruciale il ruolo delle relazioni sindacali. Quello che mi chiedo è, oltre allo smart working, abbiamo detto, l'abbiamo sperimentato durante la pandemia, cosa succederà dopo, e avete dato degli spunti interessantissimi su cui riflettere. Volgo la stessa domanda sulle relazioni sindacali. Quello che è successo durante questi mesi potrebbe costituire base e presupposto per una nuova contrattazione che guardi di più al welfare, quindi per un nuovo welfare contrattuale? Dottoressa Bonsanto, allora va detto sicuramente che il ruolo del sindacato è stato sempre cruciale e fondamentale in diversi passaggi della nostra Repubblica, ma lo è stato sia per le crisi individuali, aziendali, sia per le crisi più nazionali e dell'imprenditoria. Sappiamo i protocolli anche diciamo sottoscritti tra governo e sindacati proprio per individuare alcuni strumenti per superare la crisi. Sicuramente in questo periodo lo è stato maggiormente, anche perché è stato un po' indotto dalla normativa, cioè noi abbiamo avuto una normativa parlamentare che ha dato, prima naturalmente emergenziale governativa con i DPCM, poi con decreti divenuti legge, che hanno dato un po' la spinta a poter dare, rispetto a delle linee guida che venivano fornite attraverso questa normativa, una specificità in ragione delle attività del settore di provenienza, per utilizzare un welfare che significava tutelare in questo caso i più deboli, quindi e per non tirarli fuori dal mondo del lavoro, ma continuare una certa attività lavorativa, e dall'altra parte anche cercare di gestire, laddove non fosse possibile andare sullo smart working, tutto quello che riguardava l'aspetto, diciamo, di sospensione dell'attività, come gestire i permessi, come gestire le ferie, come gestire l'aspettativa, perché magari non c'era lo strumento per poter lavorare, però non si poteva stare in azienda. Quindi su questi elementi delicati, eccetera, c'è stato una spinta, vorrei quasi dire alla europea, perché magari in altri paesi a noi confinanti c'è questa modalità di cogestione anche sindacale, mi riferisco anche alla Germania nei World Council, ma da noi c'è stata più una cogestione di una responsabilità, e in questo senso si è avuta la possibilità di andare a tutelare i più fragili, i più deboli, e quindi nel lavoro, per cui gli immunodepressi, quelli che sono stati la disabilità, la genitorialità, quindi tutelare la genitorialità in un momento così difficile, perché magari appunto c'era la famosa DAD scolastica, oppure quando si andava a scuola poi se c'era la possibilità della quarantena, quindi si è andato in questo senso. E dall'altra parte, però, avendo questo tipo di panorama, non si è privato della possibilità anche di premiare la produttività, e quindi ci sono stati anche accordi che, tenendo conto della pandemia, hanno però potuto dare degli incentivi economici ai lavoratori, dove tutto questo diciamo complessivo modificarsi dell'attività lavorativa però abbia dato una produttività.
Cosa fare di tutta questa esperienza? Sicuramente, secondo me, bisogna arrivare a un welfare della rinascita, che non è un welfare che è stato fondato come sempre nelle solite canonizzazioni, ovvero previdenza, assistenza sanitaria, oppure tutto quello che riguardava gli aspetti della personalità al di fuori dell'attività lavorativa, intendo dire gli aspetti culturali, gli aspetti fisici, gli aspetti fisici no. Cioè, questo è quello che si è puntato prima. Oggi fare, secondo me, tesoro per gestire la crisi. Ci vuole oggi il nuovo welfare, questa esperienza di corresponsabilità deve servire a un nuovo welfare che sia innanzitutto un welfare che vada più avanti, faccia un salto innovativo sia del sindacato ma anche dell'imprenditoria e non bloccare il mercato, cioè nel senso di mantenere uno status quo, perché quello che noi adesso stiamo vivendo è anche un mantenimento forzato, qualcuno ha detto, di uno status quo dove non si possono fare determinate cose perché sono bloccate dalla legge. Intendo dire, per esempio, il Certo, il licenziamento blocco fino più o licenziamenti, meno assolutamente. diciamo, a giugno, ma forse anche a settembre, alcuni con le nuove regole, magari fino a dicembre. E quindi cercare di fare un salto innovativo, come trovando per cercare di superare la crisi e superare anche gli elementi di patologici e di difficoltà. Cioè, quali sono questi elementi di difficoltà? Cercare magari attraverso degli accordi collettivi per un esodo volontario che vadano in qualche modo a superare l'aspetto del licenziamento collettivo, l'aspetto della riqualificazione professionale, l'aspetto della formazione. Sono, secondo me, elementi che possono sicuramente dare adito a un nuovo welfare e cercare di gestire nel miglior modo possibile, sapendo della specificità dell'azienda, un'eventuale crisi. Avvocato, lei ha parlato, ha usato un'espressione molto bella, salto innovativo. Bene, innovazione vuol dire cambiamento, quindi mi ha fornito anche un assist importante per ritornare al dottor Martinoia che voleva parlarci proprio di come è stato implementato poi il cambiamento e di alcuni esempi. Cosa è stato fatto quindi? Ma sì, guardi, senza dubbio io ricordo con grande, ancora lo spirito di preoccupazione, mi faccia dire quasi proprio di angoscia, l'ignoto che si creava ogni domenica sera tardi nelle call con i board member, l'amministratore delegato, la prima linea della società per capire come azionare evidentemente tutto quello che ex lege, quindi i decreti del Presidente del Consiglio di via via venivano, ma non bastava, venivano emanati, ma non bastava, perché da una parte abbiamo ritenuto imprescindibile lavorare su una leva un po' più gestionale, quindi abbiamo immediatamente deciso di tenere a bordo completamente tutti i nostri people manager, responsabili di persone, spiegando immediatamente con call anche quotidiani che cosa facevamo, perché facevamo e che cosa ci aspettavamo in termini di feedback da chi presidia sul campo nei diversi territori, perché non dimentichiamoci, c'erano territori particolarmente devastati dalla pandemia, altri magari meno toccati, per avere questo tipo di allineamento. Quindi una parte sicuramente dal punto di vista gestionale. L'altra parte importante toccata dall'avvocato Di Francesco è stata quella di lavorare in sintonia, non senza difficoltà, perché i momenti erano sicuramente particolarmente tesi, ma sempre volti a trovare degli accordi con le nostre segreterie di organi di coordinamento, le organizzazioni sindacali all'interno, per trovare quanto di meglio riuscivamo a fare per riuscire a risolvere i problemi che via via venivano. Prima di tutto, ricordiamoci che smart working significa poter fare delle attività laddove ci sono due prerequisiti, che sono la parte sicuramente tecnologica che permette di coprire completamente, fatemi dire, le attività lavorative che vengono presidiate all'interno delle aziende, ma non basta. La seconda è il fatto di avere delle attività che sono completamente dematerializzate. E noi su questi due aspetti, per la tipologia del nostro lavoro, come dicevo anche per la giovane età della nostra realtà, non era immediatamente possibile garantire questi due aspetti. Allora, lavorando sulla parte di smart working, quello che abbiamo voluto è mantenere dei limiti
naturalmente al di fuori di quando c'è stato il lockdown duro, in cui era mandato a richiudere tutte le attività, quando si è iniziato a riprendere, garantire il massimo la sicurezza fisica, la salute dei nostri colleghi, rispettando le percentuali di smart working di un 50%, a volte siamo andati anche oltre nei momenti più critici. Laddove non era possibile garantire per ognuno di poter stare a casa, abbiamo voluto mantenere un regime di turnazione fra i colleghi, evitando che i soliti facessero lo smart working e altri non lo potessero fare, quindi facendo diciamo valere un discorso di etica e un discorso di correttezza anche valoriale, non solo scritta da qualche parte, ma agendo nei confronti di tutte le persone. Questo è un primo esempio, ma secondo e forse ancora più importante è quello di far percepire ai colleghi il fatto che la sicurezza effettivamente è al centro e era e sarà al centro delle iniziative che Intrum intende adottare, e quindi il fatto di far sentire il più sicuri possibili anche nella situazione di pandemia durante l'orario di lavoro le nostre persone. Quindi un protocollo molto non abbiamo dalle mascherine, rilevamento della temperatura, a sanificanti, a tutte le regole, le attenzioni anche fatte attraverso lo safety molto, molto preciso, anche collaborato con funzione. Abbiamo ritenuto importante adottare dei meccanismi che permettessero concretamente di far sentire i nostri colleghi il più possibile sicuri quando erano nel proprio posto di lavoro. E allora, per coloro soprattutto che vivevano in zone rosse o che avevano la loro sede di lavoro in una zona rossa, da subito abbiamo garantito il pieno rimborso di tutto quello che è il commuting. Non volevamo e non vogliamo che i nostri colleghi debbano necessariamente utilizzare i mezzi pubblici, là dove è possibile utilizzano il loro mezzo privato e l'azienda copre integralmente le spese legate appunto al trasporto. Non basta, ma abbiamo introdotto, come faceva accenno anche Andrea, in alcune possibilità e necessità di adottare la corretta flessibilità delle iniziative, tale per cui c'è stata una flessibilità negli orari d'ingresso, soprattutto nelle grandi città particolarmente danneggiate dalla pandemia e soprattutto dagli effetti sui mezzi pubblici. Sempre abbiamo posticipato di gran lunga l'orario d'ingresso per garantire alle mamme, piuttosto che ai colleghi che arrivavano da lontano, che avevano dei commuting magari impegnativi, a non dover nel rush time dover occupare e doversi prendere dei mezzi pubblici. Per fare questo li abbiamo accompagnato anche con delle iniziative di riduzione della pausa pranzo, tanto per darle delle indicazioni che possono andare a toccare concretamente la vita dei nostri colleghi. Assolutamente. Ho sentito un intervento forse... Sì, ero io proprio perché volevo dire quello che poi lei ha precisato, cioè delle iniziative concrete che sono andate a toccare la vita delle persone, agevolandole in un periodo assolutamente non facile da gestire. Quindi la ringrazio per queste note di estrema praticità che ha portato e che danno il polso di ciò che può essere fatto in concreto per aiutare le persone. Avvocato, abbiamo ancora 2 minuti al termine della trasmissione, però prima di chiudere vorrei riallacciarmi a ciò che diceva: blocco licenziamenti, situazione statica, quindi molti parlano di una possibile crisi sociale, emergenza sociale che potrebbe seguire a questa lunga pandemia. Le vorrei chiedere in maniera veramente velocissima e sintetica, dal suo punto di vista, cosa andrebbe fatto per evitare che tale emergenza si verifichi? Sì, cercherò di essere succinto ma compendioso. È molto difficile dire che cosa si può fare, perché sicuramente il periodo sarà complicato, ma io credo che bisogna agire su 2 piani. Innanzitutto non rincorrere l'emergenza, perché significa rincorrerla soltanto, fare dei palliativi, ma avere una progettualità. Io la progettualità la vedo innanzitutto in una maggiore flessibilità in entrata piuttosto che parlare dell'uscita.
Cioè una maggiore flessibilità delle entrate intendo dire una defiscalizzazione e quindi una decontribuzione, pertanto una riduzione del costo di lavoro, perché questo è quello che ci chiede l'imprenditoria, cioè ridurre i costi per poi dopo magari, voglio dire, andando verso un crescendo, ritornando in un'uguaglianza, ma in un periodo, diciamo, di crisi serve questo, cercare di liberalizzare il più possibile forme contrattuali flessibili, quali quelle del contratto a termine, che oggi è purtroppo ancora imbrigliato. Non possiamo andare con i principi del 1962, dobbiamo andare con i principi degli anni 2020. Quindi molta più, almeno anche per un periodo temporaneo, molta più flessibilità sulla contrattazione a termine. Poi internamente, quello che ho già detto, cercare di incentivare gli accordi collettivi di esodo volontario, quindi in qualche modo sostituendolo a quello che può essere il trauma di licenziamenti collettivi, e dall'altra parte dare fondamento vero e agli ammortizzatori sociali di cui si parla di nuovo di una riforma che secondo me andrebbe fatta, sebbene non estesa completamente, perché c'è già una buona riforma. Si parla di assegno di garanzia per i più giovani, io sono d'accordo, e non fare magari certi errori del passato con il reddito di cittadinanza, che purtroppo non ha dato i frutti che si speravano. Quindi, da una parte, riduzione del costo del lavoro, flessibilità in entrata con liberalizzazione dei contratti a termine, dall'altra parte, forte e robusto ammortizzatore sociale per cercare di governare questa crisi. Benissimo, anche ancora una volta veramente degli spunti che andrebbero approfonditi, quindi noi ci lasciamo con la promessa di continuare ad approfondirli. Già a luglio uscirà uno speciale sul nostro World Excellence dedicato proprio ai nuovi cambiamenti, allo sviluppo di questi modelli che speriamo siano sempre più sostenibili in ambito HR, e ovviamente l'invito a voi è quello di partecipare e continuare la riflessione insieme a le fonti. Speriamo di poter contare sulla vostra presenza. Con Grazie, grazie. Con piacere, grazie, grazie, grazie davvero. Bene, allora un saluto ai nostri ospiti, grazie a Massimo Martinoia di Intrum e grazie all'avvocato Andrea Di Francesco di BDL. Grazie di essere stati con noi. Grazie Grazie a voi, a voi. grazie, a presto, A buon presto. pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio naturalmente anche ai telespettatori di Le Fonti TV. L'appuntamento con le HR TV Week e con il nostro HR Forum è per domani. Invece una pausa pubblicitaria e Le Fonti torna con un occhio ai mercati. Arrivederci.